Dove nasce il ridicolo su YouTube? Cioè dove nascono quelle cose che si prestano poi alla satira? Dove nascono quelle cose che apparentemente, se ascoltate così alla leggera, possono così, non so, a volte convincere, a volte essere ascoltate quasi con seriosità. Ma quando poi si vanno a guardare un po' meglio, ci si entra un pochino, ci si accorge del ridicolo, del paradossale, dell'aspetto buffo, insomma, che hanno queste cose. La mia analisi è molto leggera. Non ci ho pensato molto, ma la prima cosa che mi è venuta in mente è questa, è che noi qui, e dico noi perché insomma mi ci metto tra quelli che fanno YouTube, no? In parte però mi distingo perché tento di non propormi come modello. Tento spesso di raccogliere i discorsi che fanno gli altri, di guardare al mondo sotto più aspetti, sotto più ottiche. E invece la gran parte di chi accede a questo mondo tende a proporsi come modello. Cioè tende a dire, io faccio questo, quindi fate anche voi come me, guardate, oggi ho letto queste cose, leggetele anche voi, insomma, no? Ho fatto questo, questo e questo, e quindi, insomma, sono per voi un punto di riferimento, sono un modello. Mi sono messo questa roba addosso, guardate come mi sta bene, fatelo anche voi, no? Perché poi messaggio dietro. Oppure ho pensato questo, pensatelo anche voi, insomma, no? Questo è il mio giudizio sulla realtà, sul mondo, in queste cose io credo, quindi credetele anche voi, no? E quindi ci si propone come chi ha raggiunto una verità, no? E questa verità vuole essere trasmessa a chi guarda, no? E spesso siamo molto piccoli. Quando pensiamo invece di aver raggiunto una verità molto grande. Allora, o le verità di cui vogliamo parlare sono molto grandi e noi siamo troppo piccoli per farlo, e quindi cadiamo leggermente nel ridicolo perché vogliamo trovare una spiegazione, un'unità là dove non ci sono arrivate ben altre menti che le nostre, no? Oppure vogliamo trovare delle verità in cose che sono in realtà molto piccole. Cioè vogliamo trovare un senso quando parliamo della vita oppure dell'esistenza, quando parliamo delle nostre occhiaie o delle nostre rughe o di queste cose qua, no? E quando troviamo dei rimedi a questa vita, facciamo di questi aspetti delle cose essenziali per la vita. Allora si capisce poi, no? Il distacco che c'è tra le cose importanti della vita e queste a cui si rivolgono i piccoli commercianti. Insomma, perché poi alla fine, insomma, è un piccolo commercio che tende a passare, piccolo, ma magari non tanto piccolo, no? E quindi poi ancora di più ci rendiamo ridicoli quando facciamo i venditori, no? I venditori di prodotti o di idee o di modelli o di immagini o di queste cose qua. E allora lì si coglie l'inadeguatezza, no? La mancanza di professionalità, la mancanza di, a volte di autocritica. Ci lasciamo scappare delle parole, dei commenti, o mettiamo insieme delle considerazioni che non stanno, no? Che sono buffe di per sé. E magari apparentemente a un primo ascolto sembrano così carine, no? Ci fanno ridere. Ma poi se andiamo un po' più a fondo, allora qui un po' si presta, no? La satira, la parodia, no? A cercare di far calare quel velo, no? Che nasconde poi quello che c'è dietro, no? Quella verità che si nasconde dietro quel personaggio, no? Che visto da una certa ottica sembra qualcosa che si propone per l'ammirazione, per
Ah, ma che bello, che bravo, che simpatico, che così, no? E poi se andiamo a guardare dietro quello che dice, o come si mostra, oppure gli stereotipi che usa, il tipo di immagini, il tipo di modalità di presentazione, dove ci porta, dove ci vuol portare con le sue considerazioni, no? Allora ne capiamo la pochezza. E a volte è ridicolo, perché poi, no, se vediamo bene, i modelli veri, ai quali ci possiamo riferire, non si presentano così. Non sono quei modelli che vogliono darci la loro verità, quei personaggi, insomma, che effettivamente hanno qualcosa da dire, spesso lo dicono non parlando di se stessi, non volendo convincerci del loro modo personale di essere, di come sono. Ma ce lo dicono perché quello che ci dicono è il frutto di uno studio, di un lavoro, di una ricerca. È un qualcosa che tiene conto di una gamma di conoscenze, no? Di una vita, spesso di ricerche, di riflessioni, di sperimentazione in certi argomenti, e quindi sentiamo che loro sono arrivati a una certa profondità e quando parlano di argomenti ci convince la profondità con cui lo fanno, tutte le cose che tengono in considerazione, no? E quindi non propongono se stessi come modello di vita, cosa che fanno invece molti personaggi del tubo, no? Ma fanno un discorso su, no? E poi allora capiamo che questo discorso ci può convincere o no, ma questo discorso poi è un discorso argomentato, un discorso che confrontiamo, e allora poi siamo noi, no, che decidiamo se quel personaggio, se quella filosofia, se quella visione del mondo, insomma, se quelle idee ci convincono o no, e allora magari lo prendiamo a riferimento, ma diventa una scelta nostra, quella di vedere nel personaggio un riferimento e quindi una luce che può illuminare anche certi aspetti della nostra vita, no? Che ci può far pensare a cose alle quali magari noi non avremmo pensato spontaneamente. Si chiarisce determinati aspetti. Ma quei personaggi che qua ci dicono, guardate, è così, fate come me. No, fate come me. Oppure tutto è una questione di, no. Oppure se vi fate sparire quel difetto, poi avrete raggiunto la felicità. Questi personaggi hanno in sé, no, qualcosa che si presta alla satira. Hanno in sé del ridicolo, soprattutto quando lo fanno con una certa presunzione, con una certa abbondanza di mezzi che non corrispondono poi alla sostanza del messaggio che vogliono proporre, no? Quando poi c'è questa sproporzione tra la forma e il contenuto. Quando la forma vorrebbe in sé, no? E quindi l'alta definizione, quindi questi primi piani, questo far vedere certe cose, no? Vorrebbe coprire, vorrebbe creare di per sé l'attenzione rispetto a un contenuto che è poco, poco. Lì si può scavare per cercare spunto, in questo luogo ovviamente, insomma. In altri posti lo possiamo trovare da altre parti, ma insomma, qui c'è materiale, insomma, non per la satira. Un saluto.